si è svolto lunedì mattina il sesto congresso della CISL Scuola di Arezzo. Nell'ambito dei congressi che si stanno svolgendo in tutta Italia, aventi come motto fare comunità, generare valori. Analizzate nel corso del congresso le criticità e i bisogni della scuola di oggi, anche alla luce dell'applicazione della riforma 107, la cosiddetta buona scuola. La legge 107 sappiamo bene com'è nata, da un'azione unilaterale del Parlamento, senza aver predisposto alcun atto interlocutorio di confronto con la scuola vera, e quindi oggi ne stiamo, come dire, vivendo anche i risultati più difficili. Però siamo nelle condizioni di dire che le prospettive possono migliorare, soprattutto per un cambio di passo che c'è stato al Ministero dell'Istruzione. Il confronto e la partecipazione del Ministro Fedeli stanno aprendo degli scenari positivi sui quali dobbiamo ancora evidentemente raccogliere i frutti sostanziosi, ma evidentemente il baricentro si sta cominciando a spostare sui problemi reali partendo dalla contrattazione. La promulgazione della legge della buona scuola, la 107, ha apportato criticità anche per il personale, appunto, della nostra provincia, criticità che sono essenzialmente state legate a un discorso post assunzione, ovvero sia quello poi della mobilità, essendo stato fatto tutto il piano assunzionale a livello nazionale, quindi molti dei docenti anche della nostra provincia hanno purtroppo dovuto raggiungere posti di lavoro anche abbastanza lontani da quella che era la loro sede abituale, con tutte le ricadute e le problematiche del caso. Questo grazie anche a un algoritmo completamente sbagliato che non ha tenuto conto poi effettivamente di quelli che erano i punteggi, di quelle che erano le professionalità dei docenti stessi.